Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte della mia serie su Pokémon Smeraldo, la Nuzlocke Challenge. Prima di cominciare, mi raccomando, vi invito a lasciare dei mi piace, il mi piace, perché la prima parte ha avuto un bel po' di visualizzazioni, ma pochissimi mi piace, quindi dai, mettetevi sotto a mettere dei fantastici pollici verso l'alto. E anche a commentare, iscrivervi soprattutto al canale perché sapete che c'è una faccia molto perfida che potrebbe comparirvi qualora voi non lo faceste. Comunque, nella scorsa parte cosa abbiamo fatto? Un bel po' di cose abbiamo consegnato alla lettera Rocco, abbiamo preso il condividi esperienza, siamo arrivati a Porto Selcepoli e abbiamo anche catturato un nuovo membro del team, anzi due in realtà, abbiamo catturato Aku che però è in panchina perché ha una natura orribile, un Magikarp, e Monstyle, simpatico Gulpin, tutti simpatici. Che ho allenato anche lui a livello 15. Non so se entrerà nel team. Per il momento i membri fissi del team sono Tavoletta, Cursey e Fanghino. Gli altri tre sono ancora volubili, però li sto allenando a mano perché così abbiamo sempre una risorsa in più. Per il momento devo allenare Tavoletta e faccio salire di qualche livello anche Jinglefish oppure Monsta, perché Jinglefish non ha mosse. Veramente non ha mosse. E sono stufo. Ho visto che la prima mossa è di tipo acqua. Ma c'è il Prof. Birch. Prof. Birch. Oh, Avian, che bello rivederti qui. E dov'è Vera? Ah, capisco, non andate in giro insieme. Ma non sai niente di tua figlia? Va bene così. Ho sentito che ti hanno installato la funzione sfida fonino nel Pokénav. Allora registrerò anche te nel mio Pokénav. Va bene, Professor Birch. Registrazione del Prof. Birch avvenuta. Tieni sott'occhio Vera. Sì. Sa badare a se stessa. Sto pensando, però è giusto allenare Monsta? Forse è meglio Jinglefish. Lo so che ho fatto un'apologia contro Jinglefish, però effettivamente se non lo alleno non può mai migliorare. Ah, adoro fare vedere a tutti quanto sono deliziosi i miei Pokémon. E c'è una lotta in doppio. Va benissimo. Ricordo questa allenatrice perché una volta registrata nello sfida fonino è una di quelle che vuole sfidare più spesso. Infatti Isabella Pokéfan. C'è sempre la sfida pronta di Isabella Pokéfan, hanno Plazol e Minon. Non mi devo preoccupare troppo per Jinglefish perché non hanno mosse di tipo elettro ancora. A parte tua nonda, vabbè. Vediamo, me la prendo prima con Minon. E Jinglefish subito fallisce. Cioè, è paralizzato. Vai, avvelena Jinglefish, serve il tuo veleno. Jinglefish, non stai facendo un caspita. Jinglefish! Va bene, proviamo con Minon. Tavoletta invece è molto affidabile. Non mi sta piacendo il tuo atteggiamento, Jinglefish, lo ammetto. Vabbè, niente. Ormai sconfiggiamoli in questo modo, ma stanno per uccidere Jinglefish. Dai, devi resistere per forza. Ruggito, va bene. L'abilità di Jinglefish è ottima perché evita che gli calino le statistiche. Di nuovo Minon. Hanno tutti la baccarancia, tutti i loro Pokémon. Che rottura. Comunque guardate quanto male fatta Tavoletta. È finalmente avvelenato qualcuno Jinglefish. Sì, dopo svariati tentativi. Perfetto. Anche Jinglefish sale di livello. Ottimo. Lo sapevo che era una buona idea portarlo in questa lotta. Solo che a poco mi stanno distruggendo tutti. Muovetevi a ucciderli, finalmente. Servirebbe una mossa più forte per Tavoletta perché Graffio è troppo scarso. Però non voglio insegnargli taglio. Per cui, vabbè. Comunque, andiamo avanti. Sono andato a Guaration, i miei Pokémon. Ma cosa c'è qui? Cosa c'è? Che edificio curioso. Qualcuno ti osserva. Chissà dove sarà. Eh? Grrr, come hai scoperto che ero nascosto sotto il tavolo? Sei intelligente. Lo sono. Complimenti. Poiché io sono il più grande mistero umano vivente di tutta la regione di Oen, o di Oen... Infatti mi chiamano Mago del Quiz. Piacere di conoscerti. Tu sei qui per sfidare la mia quizzoteca, vero? È il motivo per cui sei qui, vero? Certo che è per quello. Considera accettata la tua sfida. Ok, dobbiamo entrare qui. C'è uno stanzone buio. Mi sembra che mi serva il taglio, sì. Chi può imparare taglio della mia squadra? Vediamo. Tavoletta e Jinglefish, lo insegno a Jinglefish, sia perché non ha mosse d'attacco in pratica e quindi taglio una buona aggiunta, e sia perché a Tavoletta voglio insegnare mosse più forti. Mi farò strada verso la vittoria con un colpo di taglio.
che di solito è la parola che dico quando sto per catturare qualcuno. Cioè, quando devo soprannominare qualcuno. Oddish, bellissimo, Oddish. Uno dei miei Pokémon preferiti, lui e la sua linea evolutiva, però ti devo uccidere. Spero. Tavoletta, non fallire. Ma Tavoletta è super power. Però devo guarirgli il veleno. Non ne ho più antidoti? No, non mi dire, non mi dire, non mi dire, non mi dire, non mi dire. Me l'ha detto. Va bene. Allora, bacca, pesca, usa, tavoletta. Perfetto. Ho detto perfetto. L'albero si può battere con taglio. Jinglefish, il tuo primo taglio. E questo è in onore di Adaknin. Qui c'è qualcosa. Vediamo. Me lo immagino con i tentacoli a fare un super taglio. Jinglefish, ci sta. Poi è ottimo per il suo tipo veleno Jinglefish, oltre al tipo acqua che già ho. Perché, ripeto, il mio team è debole al tipo erba. E quindi questo è positivo. Cioè, se avesse delle mosse veleno forti, per questo sto tenendo anche Monsta nella squadra. Perché può avere mosse molto forti che mi potrebbero molto servire. Ok, un'allenatrice. Chi è questo mago del quiz? Ma come? Sei dentro la sua quizoteca e non lo sai nemmeno? Come fai ad essere così tanto sprovveduta, Dominique Pupa? E manda Skitty? No, 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 manda un Pokémon di sesso femminile. Vai, Jinglefish. Perché Skitty ha l'abilità incantevole e diventa odioso. Può fare attrazione su chiunque sia del sesso opposto. Quanto mi fa male con un'azione. Jinglefish, hai pure la natura che ti aumenta la difesa. Vai, avvelena Shroomish. Bravissimo, Jinglefish. Che tra l'altro è l'unica Pokémon di sesso femminile del mio team. Meryl, cambio. Vai di nuovo tavoletta. Graffio. Graffio. Graffio, muori. Ciao ciao Dominique, bel nome Dominique. Trova una pergamena, questa serve per poter uscire. Aver memorizzo il codice segreto scritto sulla pergamena. Ottimo. Lì c'è un oggetto che devo prendere per forza. Per forza. Ok. Ed è messaggio agrume. Sì, ci sono i messaggi che, vabbè, non sono niente di importante. Servono per gli scambi, se si vuole fare tipo una sorpresa graditissima a chi fa lo scambio con noi. Ecco, questo è l'utilità. C'è un altro allenatore. Non ho controllato quanta vita abbia Tavoletta, ma ce la farà perché io credo tantissimo in Tavoletta. E anche perché questo stupido bullo avrà dei Pokémon stupidi come lui. Vero, Emanuele Bullo? Zigzagoon. Ha, che Pokémon stupido. Vai, Tavoletta. Ok, io userei un Pigro. Colpo coda, ok. Però va bene che ho usato Pigro perché non posso tenere la tavoletta perché con un'azione mi farebbe molto male questo Zigzagoon. Però ho recuperato tutta la vita a tavoletta, per cui... Ma andiamo adesso Cursey che si è evoluto, perché adesso ha stile delle difese più alte ovviamente e poi ha prepotenza, quindi gli attaccanti fisici sono pane per i denti di Cursey. Ruggito, va bene. Velocizziamo, morso. Azione, distrutto Zigzagoon. E un altro Zigzagoon, va bene. Brutto colpo, Cursey è veramente il mago dei brutti colpi. Dopo il mago dei quiz c'è il mago dei brutti colpi. Jinglefish usa taglio. Il mago dei quiz è un mito, la porta si apre, va bene. Ma come? Ce l'hai fatta a raggiungermi? Sei intelligente. Mi ci è voluta l'intera notte per piantare tutti quegli alberi. Sei quasi al mio livello, scopri più luoghi. Bene, te lo sei meritato questo premio. Caramella rara, sì, fa salire i Pokémon di un livello. È un bene tenerseli per la Lega. Le caramelle rare, almeno io faccio così, le lascio sempre da parte e poi per la Lega, prima di battere la Lega, batto. Faccio salire di qualche livello i Pokémon, anche perché questo gioco è molto scarso come zone in cui allenarsi. Non ci sono Pokémon che danno tanti punti esperienza. Possiamo tornare di nuovo nella quizoteca, ma non subito. Si sbloccheranno vari itinerari mentre andiamo avanti nell'avventura. Comunque, devo guarire un po' Jinglefish, perché penso ci siano altre lotte in doppio. Ricordo che ci sono altre lotte in doppio. Non lo penso, ma va bene. Pozione. Ok, Jinglefish, sei pronto? Pronta, anzi, all'azione. Vediamo qui. Ok, qui c'è una lotta in singolo.
Hai sentito la dolcezza del nostro profumo? Parla in questo modo. Ok, scusate per il taglio, c'è stato qualche problema quando ho sconfitto questa profumina, ma si chiamava Margie e aveva un Roselia e un Shroomish, vabbè. E ho mandato Monsta e è stato molto forte contro i due. In realtà prima Jinglefish contro Shroomish e poi Monsta, vabbè. Insomma, non importa più di tanto. Wow, non è un po' stretto qui? Sei tu a starci. Quindi peggio per te. Bellissime le lotte in doppio, per me ci dovrebbero essere solo lotte in doppio, come su Pokémon XD o Colosseum, che sono dei giochi per... Makuhita no, ti prego! Tavoletta, ciao ciao, saluta a tutti e mando Fanghino. Non devo andarci sul sottile contro Makuhita. Voltorb non credo che possa farmi mossa elettro a questo livello, spero. Va bene, sotto carica lo puoi fare. In ogni caso Voltorb... Addio! Purtroppo adesso la natura di Fanghino comincia a farsi sentire perché è più scarso di Jinglefish, più lento. Vabbè, di norma comunque Mushstomp è più lento di un Tentacool, però i livelli contano un po'. Pippi su, ok, questo può servire pure più tardi, ma non ora. E qui ci sono delle bugs. Hai trovato due baccalieggia. Prendiamo la baccalieggia. Cos'altro ho trovato? Due baccamela. Strano, la baccamela è una di quelle che si trova a gioco già inoltrato. Non lo so, la mela mi è sempre sembrato il frutto base. Anche se è un falso frutto. E super guardia. Basta, questa è sempre della categoria attacco X, difesa X, attacco speciale X, XXX. Allora, vanno bene i Pokémon, anche se ricordo che queste due abbiano di nuovo Plazol e Minun. Noi due lottiamo sempre in squadra. Bravissime, sono così orgoglioso di voi, ma veramente tanto. Amy e Liv. Ok, una delle due si chiama come me. Va bene. Prima Plazol o Minun, prima Plazol perché mi ha dato più fastidio. Sì, l'ha avvelenato Jinglefish, non ci credo, si è dimostrata brava e attenta. Dai, taglio, perfetto Jinglefish, mi piaci così. Ok, ora un po' meno. Ma non hanno baccarancia queste due? Meno male. Fa malissimo tavoletta con un graffio. Va bene, gli ho dato la sciarpa seta, per questo fa così tanto male. Ma, come si dice in inglese, still, comunque molto forte. Il mio Pokémon è proprio adorabile, non essere timido, fatti ammirare. Va bene. Quanti allenatori? Questa parte sarà una parte di allenamento, perché ci sta, la prossima palestra è pure molto forte. Parte la sfida di Miguel, Pokefan, che manda Skitty di nuovo, che bello! Allora, io gli faccio uno sbadiglio. Doppia sberla, aia! Maleducatissimo. E poi direi di mandare Fanghino, perché se si addormenta, ok, non può usare le sue attrazioni e io lo distruggo. Ciao Skitty. Fanghino è sempre una certezza. Veramente, Mudkip è uno degli starter che ho scelto meno in assoluto nella mia vita perché non mi fa impazzire. Ma Fanghino lo sto amando! È fortissimo ed è sempre una garanzia, appunto. Marcus Pescatore. Capite bene che devo... No! Adesso c'è il turno di ricarica di tavoletta, mentre c'è Tentacool. Ok, non mi ha avvelenato. Perché è più veloce? Tavoletta, che combini! Vai, facciamo uno scontro con... Ah! Vai, ah, distruggi! Distruggi! Avvelenato. Cerca di darti una mossa con Baraonda. Fortissima Baraonda. Allora, qua forse c'è uno strumento nascosto. No. Vado a guarire i Pokémon e continuiamo. Ok, continuiamo. La squadra è guarita, perfetto. Sempre Jinglefish e il simpaticissimo tavoletta in prima linea. E qui non posso catturare un nuovo Pokémon perché è sempre lo stesso percorso. Ma sarebbe stato un Electric. Aspetta, è un nuovo percorso, giusto? Vabbè, questo incontro non importa. Un secondo, devo controllare se siamo ancora nello stesso percorso. Allora, questo è il percorso 103. Questo è il percorso 110. E più sotto dovrebbe essere sempre 110, giusto? Non cambia. No, ok. E dove ho catturato Monsta, quindi ci sta. Non so cosa, ma ci sta. Ok. Super colpo. No, vabbè... Quanti se ne trovano? Non ricordavo si trovassero tutti questi oggetti X in questo gioco.
Ho trovato dei Pokémon speciali nell'erba da queste parti. Vuol dire che hai un Electric o un Gulpin. Hai anche tu un Monsta. È il turno di Aaron. Ma non l'hai trovato da queste parti. Falso, bugiardo. Si trova nella grotta pietrosa, Aaron. Ma Tavoletta non può fare un cavolo contro Aaron. Per cui io devo mandare Fanghino. No, non usare le mie stesse tecniche contro di me. Ed Electric, ok, sì, lui l'ha trovato in giro. È giusto. Timmy Bullo. Essere speciali non è bastato. Non ti abbattere così tanto. Con forza e coraggio. Ok, io cerco di evitare Pokémon selvatici. E c'è Vera. Ah, vien da quanto tempo? Mentre cercavo altri Pokémon, i miei sono diventati molto più forti. Quindi, che ne dici di una lotta? Ok. Ok, non ricordo minimamente che Pokémon abbia Vera a questo punto del gioco, ma so che ha un Grovyle pronto a farmi le scarpe. E c'è Wingull. No, Wingull. Allora, so che con Pistolacqua può farmi molto male, quindi attacco, faccio sbadiglio. Vabbè dai, attacco. Super suono! Bravissimo, Tavoletta. E direi di cambiare con Jinglefish, perché non può fare niente a Jinglefish. E farei Veleno Spina. Attacco d'ala, sì che può fare male a Jinglefish. Cioè, perché il mio Gol però con un attacco d'ala non faceva un cavolo? E c'è Slagma, bellissimo Slagma. Va bene, vai Fanghino. No, bruciato. Dai, quanta fortuna sta avendo Vera. I supersuono che non falliscono mai e c'è Grovyle a livello 20. Aiuto. Vero, non dovevo velocizzare le lotte con Vera. Allora io direi di mandare intanto Cursey e gli abbasso un po' l'attacco, perché se mi fa attacco rapido, botta, queste cose qui, fa meno male. Vediamo cosa fa lui. Assorbimento, giustamente, contro Fanghino è la mossa migliore. Va bene, non fa niente a Cursey. Farei qualche turbo sabbia. Taglio furia? Porca miseria. Va bene, allora faccio una turbo sabbia. E poi ciao ciao Cursey, saluta. Perché è il momento di Jinglefish, che spero riesca a gestire un colpo di Grovyle. Taglio furia, fallisce, perfetto. E Jinglefish devi avvelenarlo, mi raccomando. Inseguimento va bene all'attacco abbassato. Avvelenalo! Sì, Jinglefish finalmente si rivela un Pokémon utile! E super suono. Questo anche se non lo fai Jinglefish, te lo abbono. Ma l'ha fatto! Bravissima Jinglefish! Sta prendendo il ritmo con gli altri Pokémon della mia squadra che sono tutti dei grandissimi miti. Dai, le do una pozione per sicurezza. Anche perché penso che Vera possa usare super pozione, bacche, queste cose qui. Dov'è il nemico è confuso? Dai, sei così confuso, io lo so. Sì! Guardate le tecniche da ninja di Jinglefish. Veleno spina o taglio? Penso comunque che faccia più male taglio, perché veleno spina ha 15 di potenza, quindi... Allora, se è così confuso può essere che lo uccida. Vediamo. Taglio. E con il veleno Jinglefish distrugge Vera! Non me l'aspettavo, bravissima! Tutti ricevono punti esperienza. Meno male. Wow, sei meglio di quanto pensassi. Tavoletta si sta evolvendo? Ma si stanno evolvendo tutti senza che io me ne renda conto. I miei bambini stanno crescendo come crescono in fretta. Un giorno li vedi ciondolare in giardino e il giorno dopo invece si evolvono. E... pam pam pam. Complimenti, il tuo Tavoletta si è evoluto in Vigoroth! E nello stadio di Vigoroth non ha più quell'abilità odiosa perché diventa iperattivo. Tavoletta. Provalo. Ok, mi ha dato il detector, questo lo utilizzerò. Facciamo qualche altro scontro, credo finisco questo percorso e poi interrompo la parte. Tavoletta si è evoluto, sì! Ok, di velocità adesso sì, è un bel po' più veloce. Le mosse sono ancora quelle che sono, va bene. Però, ottimo, ottimo, ha delle statistiche molto migliori. Jinglefish e Tavoletta sono una squadra vincente, però adesso Tavoletta l'ho allenato abbastanza, quindi direi che mando di nuovo Fanghino. E gli do pure... ce l'ho un'antiscottatura, credo di averli comprati. Antiparalisi, sveglia.
Non ce l'ho. No, a quanto pare no. E allora una baccafrago? Nemmeno. Va bene, vado a guarirmi. Che rottura. E andiamo avanti. Allora, metto il detector come... Uffa. Come strumento assegnato a select. Ho sbagliato di nuovo. Scusate, mi sono abbastanza negato. Ok. E andiamo avanti. Vediamo se suona. Sì, suona! Ma parecchio risponde. C'è uno strumento nascosto qui vicino. E qui? E qui? E qui? Oh, Dish! Ti avrei catturato, ma non sei stato abbastanza veloce. Trova Mega Ball, perfetto. Comunque, io utilizzerei un repellente, altrimenti non finiamo più in questo percorso. Ce ne ho repellenti, giusto? Me ne era rimasto almeno uno. Repellente uno, perfetto. E qui c'è un'altra lotta in doppio, sì! Mi fai vedere la tua squadra di Pokémon? Un'occhiatina, per favore. Il ritmo incalza. Dire che ha dei Pokémon elettro, credo che sia... Ecco, infatti, i chitarristi hanno Pokémon di tipo acciaio ed elettro, mi sembra. L'ombre? No, l'ombre non va bene perché può fare un assorbimento su Fanghino e non è il caso. Però c'è anche Electric. Mi ha messo nel sacco. Devo cambiare per forza Fanghino perché non può resistere a un colpo. E mando Cursey, però Electric non so se possa fare mosse elettro a questo livello, mosse che fanno danno. E in ogni caso con l'attacco abbassato da Cursey non dovrebbe farmi troppo male a Jinglefish. Vediamo. Veleno spina. Ah, usa grido di lotta, va bene. Va bene, Cursey, attento a non paralizzarti. E quando mai? I miei Pokémon sono tutti dei miti, come dicevo prima. Però sono stupidi. Ogni cosa che possono fargli se la fanno fare. Però va bene. Jinglefish solo a livello 18. Non impara mosse acqua. Mai. Veleno spina. Dai, veleno spina, azione. Ok. Cursey sarà a livello 19, bravissima, Cursey, bravissimo. Registrazione di Cesare. E ho trovato revitalizzante, senza neanche cercarlo. Allora, chi ha bisogno di essere allenato? Va bene, i membri della squadra più importanti e Jinglefish. Ripeto, non so se far entrare Jinglefish nella squadra, ci penserò e vi farò sapere. Detector, niente, non risponde. Ma tra l'altro questa è la prima lotta che fanno in doppio Fanghino e Cursey, mi sa. Va bene, paralizzato Cursey. Basta. Non posso curare tutti ogni due secondi. È caduta dalla pista ciclabile, ma non si è fatta male. E sono Fabiano, Psiche, Alissa, Triatleta. Distruggiamoli! Ok, loro hanno una squadra che è molto debole alla mia. Fanghino sarà a livello 20 e cerca di imparare preveggenza. Ma cosa serve preveggenza a Fanghino? Preveggenza permette di colpire Pokémon spettro con mosse di tipo normale o lotta. Cioè, cosa c'entra? Ok, c'è un oggetto vicino. Deve essere qua. Sì, Pokéball. E siamo adesso sempre nel percorso 110. Quanto è lungo? Sei un allenatore tu? Sì. Non arrivarmi alle spalle di soppiatto in quel modo. Ma se sto facendo un casino, che cavolo dici? Stupido tu, Riccardo Pescatore. Manda Tentacle, va bene. Ha 4 Pokémon, quindi super velocità. Wailmer, bellissimo Wailmer. Uno dei Pokémon più belli durante la sua evoluzione. E neanche due. Danno un sacco di punti esperienza ai Wailmer. Ottimo. E Tentacool. No, Fanghino, non fallire, va bene. Non era un pericolo Tentacool, lo sappiamo bene, dato Jinglefish, che però in questa parte si è fatta valere, diciamolo. Finora ha fatto pena, pietà e schifo, ma in questa parte si è fatta valere. Tre Baccabana, va bene. E altre tre Baccabana. Due strade, una sopra e una sotto, una strada per ciascuno, gli uomini e i Pokémon, giusto, no? Di cosa stai parlando? Che bello sarebbe andare in bici a tutta velocità sulla pista Ciclable. Va bene, siamo arrivati a Ciclamipoli e finisco qui la parte. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi, giusto? Vi è comparsa la domanda del giorno da qualche parte nel video, quindi rispondete alla domanda del giorno e ne parleremo nella prossima parte perché... E adesso ho finito il tempo per parlarne.
mi raccomando, appunto, mettete piace e mettetelo il mi piace, forza! Commentate e commentate, forza! Iscrivetevi e iscrivetevi, forza, basta! E ci vediamo tomorrow con la prossima parte in cui prenderemo un'altra medaglia! Ho detto tutto, bye!